Buongiorno Gennaro. Ciao Vincenzo, ciao. Gennaro Pepe, medico ipnoterapeuta di Avellino. Siamo qui ad Avellino per un convegno sul signoraggio bancario, complottismo, ufologia e diciamo anche, abbiamo qui Gennaro, glielo diciamo a lui, anche a tutti. Sì, per quello che mi riguarda. Per quello che ti riguarda, la tua tematica. Sì, sì. Vogliamo spiegare diciamo ai neofiti cosa significa questo termine addotti. Sì, addotto è colui terrestre, diciamo così, che dice di essere stato rapito da entità aliene, entità extraterrestri. Quindi è un rapimento, ecco, noi lo chiamiamo anche rapimento. Andrebbe fatto una differenza tra il rapimento e il contatto, oltre al rapimento e l'incontro. Facciamola, penso che sia importante. Sì, allora il rapimento in genere, sai, viene per rapimento, viene in genere viene preso, no? Ecco, viene preso il contatto con entità non buone, diciamo negative, mentre per incontro si intende più un contatto con entità di luce diverse da quelle negative, quindi positive. Perché abbiamo questa differenza? Tu mi confermi allora, grazie alla tua esperienza, che ahimè, nel bene e nel male, come tutto quanto è qui sulla Terra, è un mondo duale. È un mondo duale, lo yin e lo yang. Perfetto. Come cioè, ci sono maestri energie, Tao lo dicono, sì, ci sì. Sono delle energie positive. Positive e negative, bianche e nere, per cui dalla dinamizzazione di queste due energie viene fuori poi l'universo che conosciamo. Quindi anche il parlare di negativo, di positivo, in realtà non è esatto. Non è esatto, non bravo. È esatto. Io questo, perché io penso che, come tu più volte mi hai ripetuto in privato, l'aspetto negativo è anche importante. Sì, 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 certo. Certo, è importante perché alla fine, diciamo, il senso del rapimento, dell'incontro, eccetera, eccetera, è dare una scossa alla nostra coscienza. Quindi sia con le entità, quelle che definiamo un po' più negative, sia quelle positive, servono allo stesso scopo, farci ricordare chi siamo e cosa ci facciamo qua. In poche parole, questo può essere definito il rapporto. Diciamo che uno dei maggiori esperti per quanto riguarda questa tematica a livello mondiale è John Mack, che ahimè ci ha lasciato qualche anno fa, con un pseudo incidente stradale. Io ho grossi dubbi su questo, anche perché era un professore dell'Howard University, una delle università più importanti, ed aveva aperto, per quello che poi ho letto appunto, per il libro che poi ti ho consigliato, tu già hai preso, Passaporto per il Cosmo, che lui studiava praticamente non solamente in questa branca, ma aveva avuto aperture anche da un certo establishment universitario per quanto riguarda la biologia, la chimica, la fisica, anche perché qua si parla anche di fisica quantistica o qualcosa e che soprattutto fisica. In realtà anch'io, attraverso il rapimento, lo studio dei rapiti, mi sono avvicinato alla fisica, perché noi dobbiamo pensare che tutto quello che noi vediamo, tutto quello che noi percepiamo è comunque energia, è materia agglomerata in un certo modo. E alla fine ci sono delle regole fisiche alla base di tutto. Anche Dio è visto da un punto di vista fisico, un campo elettromagnetico probabilmente, da cui poi parte tutto, è la coscienza di Dio. Che vuol dire la coscienza di Dio che crea, che manifesta? Sono domande che sono squisitamente fisiche. E la scienza ormai è arrivata anche al concetto di coscienza come cioè la fisica quantistica, la coscienza come centro di tutti, è l'unica costante rispetto a tutto ciò che è variabile, energia, tempo, eccetera, eccetera. Quindi è un argomento, quello degli alieni, dei rapimenti, estremamente importante, con diverse sfaccettature, ma tutte portano a questo. Infatti questo è, diciamo, è un primo gradino, perché come abbiamo visto con John Mack, ormai tu mi stai confermando che con le tue ricerche, ormai ti conosco da 20 anni, ti sei dovuto aprire a un qualcosa che andava al di là del tuo lavoro, perché tu sei un medico, sì. Un medico a tutti gli effetti, che è ipnoterapeuta, sì. E naturalmente poi avvicinando persone che hanno avuto delle problematiche un po' particolari, ti sei incanalato in questo, diciamo, in questo percorso, e hai avuto
Ecco, ci spieghi il tuo percorso da 20 anni a questa parte, visto che come l'hai impostato e che cosa è successo in questi 20 anni? Perché io penso che il fenomeno si sia, come dire, un po' ingigantito nel bene e nel male, perché purtroppo ci sono sempre i detrattori di questa tematica. Fa parte, ecco, del gioco dello yin e dello yang, del duale. Allora, io sono partito molti anni fa, 20 anni fa, dicevi tu giustamente, con delle esperienze dirette con qualcuno che poi ho scoperto essere rapito. La cosa strana, simpatica, ma adesso capisco anche perché, è che la persona con cui ho lavorato, la prima persona con cui ho lavorato... Possiamo parlarne, perché io forse la conosco. Eh sì, sì. Giovanna Porta. No, quella no, è stata la seconda. Ho lavorato tantissimo con Giovanna. No, una prima persona che non conosci, con cui lavoravo e che mi diede ad un certo punto un libro da leggere. Mi disse: guarda, io ho preso questo libro dal club degli editori, mi pare. Non l'ho letto, leggilo tu. Se lo ritieni interessante, lo leggerò anch'io. Il libro era Rapiti di John Beck. Lì ho trovato quello che lei mi stava raccontando che io non avevo capito. Quindi è stata una sorta di spunto che lei stessa mi ha dato, probabilmente, che non era casuale, da cui sono partito. E leggendo Mac e poi gli altri americani che in quel periodo andavano per la maggiore per questo tipo di problematica, io riscontravo poi le stesse cose con i rapiti che io stavo seguendo. Per cui sono partito da un presupposto molto semplice. Non è possibile che persone a migliaia di chilometri di distanza dicano le stesse cose. Quindi ho dato per scontato che fosse un fenomeno vero, che gli extraterrestri esistessero, che loro raccontavano delle cose vere, per quanto strano. Negli anni, infatti, io poi ho cercato di capire qual era il senso di questo contatto, qual era il motivo per cui questi esseri si facevano magari migliaia di chilometri di anni luce o altre dimensioni per venire a contattare noi. Questa è stata la domanda di fondo. Pensavo di poter rispondere in pochi mesi, in realtà sono passati 20 anni, ma ho avuto molte risposte. Lo dicevi tu prima, il fenomeno si è allargato. Non pensavo di dover incontrare Dio attraverso i rapimenti, ma alla fine l'ho dovuto incontrare, perché tutto parte da questo campo magnetico iniziale che chiamiamo padre, e che poi chiamo il grande architetto. Sì, il grande architetto. Infatti, vedi, la fisica quantistica, attraverso la teoria delle superstringhe, non solo ha ipotizzato la presenza di 10 dimensioni spaziali uno temporale, ma dietro ci ha messo la geometria. Infatti, geometria sacra. La geometria sacra. Per cui, ecco, si stanno fondendo le grandi verità esoteriche degli antichi con la scienza, con la fisica quantistica, con la teoria delle superstringhe e altre che stanno venendo, perché la matrice è una, è chiaro. Non volendo andare proprio nello specifico, perché poi potrebbe sembrare antipatico e poi andiamo a associare nella privacy delle persone, che penso che reputo sia importante. Ma un filo conduttore che lega tutte queste persone, o che comunque vogliono fare arrivare un pensiero, qual è questo pensiero? Tu hai fatto, ti sei fatto un'idea? Sì, nel senso che il fenomeno rapimenti sicuramente tocca molte più persone di quello che si dice, cioè della percentuale che generalmente si usa. Io ricordo 20 anni fa si parlava dell'1-2%, sì. Credo che si possa abbondantemente ampliare questo 1-2%. Chi viene contattato, soprattutto chi ricorda i contatti, è colui che deve servire ad un qualcosa, perché ha, diciamo così, un'anima un po' diversa. L'anima è un contenitore di informazioni, non è un'entità, è un contenitore di informazioni che però è importante, perché ci dà la matrice, dice a chi siamo, a chi apparteniamo, a quale linea apparteniamo. C'è una linea sicuramente spiritualmente un po' più pronta, che sono quelle che a loro interessano, che viene contattato un po' di più rispetto agli altri. Sono quelli che io li considero, lo dicevo già 20 anni fa, delle bombe a orologeria, perché hanno una conoscenza enorme, che non ricordano neanche di avere, o che ricordano solo in alcuni momenti, che dovrà venire fuori
in un momento X già stabilito nel tempo e nello spazio. Noi non conosciamo qual è. Certo, ma non credo che sia lontanissimo. Il battito di ciglia per noi possono essere, per loro, frazioni sì, di millisecondo, qua c'è in chiaro, cento è chiaro. Anni. Però ecco, diciamo che ci sono dei segni che ci fanno pensare che questo momento non sia molto lontano, ed è tutto poi il programma, il progetto che c'è dietro i rapimenti che è finalizzato a questo momento, che è poi il fiorire della coscienza, il ricordarci chi siamo e che facciamo qua. Aggiungo una cosa che credo ti possa aggiungere anche nuova in un certo senso. Certo, questi esseri in realtà sono proiezioni nostre. Ah, questa è una cosa molto interessante. Non nostra, mia e tua. Questa non la conoscevo, questa è una cosa nuova che mi stai dicendo, che sì, è una sì, chicca. Credo che sia, ecco, un concetto nuovo. Non chiaramente proiezione mia e tua di essere umani così come siamo oggi, ma proiezioni di quelli che eravamo una volta. Quando si è avuto un evento che non era forse previsto, era previsto solo dalle altre sfere, il principio divino si è frammentato, si è diviso in tante possibilità, perché alla fine la coscienza che si era addormentata, si era disgregata, si potesse riunire. Quindi sono frammenti di coscienza come noi, che hanno la stessa nostra funzione, quella di lavorare in sincrono perché la coscienza si svegli. Quello che ti dicevo, non dovrebbe essere molto lontano. Un risveglio planetario. Universale. Universale. Naturalmente i tempi a noi non ci vengono dati, però da quello che tu poi hai la possibilità di tastare con mano, credo che sì, diciamo siamo vicini. Allora ti posso dire questo: io ho avuto il privilegio, attraverso una persona che poi vedrai anche in sala, sì, che parlerà con me, di aver avuto una sorta di libro, diciamo così, attraverso il channeling con questa persona. Ci sono state dette delle cose che noi abbiamo raccolto in un libro che dovrà essere pubblicato. Tra queste cose, che riguardano anche proprio la nascita dell'universo, il campo magnetico iniziale, ci sono anche delle anticipazioni su quello che sarà. E credo che quello che sarà non è molto lontano, perché anche se non ci sono i tempi, non ci sono mai definiti i tempi, sì, però c'è un evento che è abbinato a questo cambio, ed è l'avvicinarsi di un pianeta. Ne parlavo prima in sala con un amico che è stato a Roma la settimana scorsa, perché sì, c'è stato un convegno su Nibiru. Sì. Ormai appunto parla di Nibiru. Parlo di Nibiru anche se non sapevo, anche se non sapevo però di parlare di Nibiru. Ho sempre pensato che il pianeta di cui si parla nel libro di cui ti parlavo non fosse Nibiru, perché Nibiru bene o male si conosceva. Invece qui si parlava di un pianeta sconosciuto. In realtà la cosa è molto semplice: probabilmente è sconosciuto perché la maggior parte di noi non credeva in questo pianeta. Oramai è visibile, pare. E quindi, siccome si dà all'avvento di questo pianeta un passaggio importantissimo, perché provocherà delle cose, credo che non sia molto lontano. Quindi qualche anno e vedremo quello che stiamo aspettando. Ho capito. Scusa la domanda un po' forte, sarà indolore? No, ogni... Dolorosissimo. Sai, per, diceva un amico molti anni fa, per rinascere bisogna un po' morire. No, ma giusto è anche per spiegarlo e per far capire a delle persone che in teoria si dovrebbero preparare a questo avvicinamento di questo pianeta, che fisicamente comporterà. Porterà dei cambiamenti enormi da tutti i punti di vista, però che porterà anche a quell'ampliamento della coscienza che credo sia fantastico. È una cosa già decisa da tempo. Non c'è mai fine dell'esistenza. Certo. L'esistenza forse è il perno intorno al quale gira veramente il tutto. Quindi c'è una trasformazione, non si perde nulla. Questo è importante dirlo, perché comunque molte persone che sono ancora attaccate a questo corpo caduco, sì, sai... In ogni caso, anche senza l'intervento loro, noi siamo destinati a morire, certo, la morte fisica. Infatti io con questo parlavo prima con il mio direttore editoriale Pasquale Galassi, diceva: Vincenzo, ma noi dobbiamo morire. Sì, è una trasformazione. Nella fisica quantistica molti scienziati che si occupano di neuroscienze, in questi ultimi anni si sono posti una domanda, qui oggi credo possiamo dare una risposta. Sì.
la mente è un frutto del cervello, dell'evoluzione del cervello, o è qualcosa che va al di là? Va al di là, è stata misurata anche come watt, l'ha fatto Robert Lanza, 20 watt di energia, l'energia non si perde. Quindi quando moriamo questa energia non può perdersi, si trasforma, andrà altrove, tornerà, perché credo che la reincarnazione sia una grande verità, sì. Ma certamente non si perde. Anche quando ci sarà questo cambio, che prevede, diciamo, il popolamento di questo mondo da parte di altre entità, ma, o siamo qui sotto forma di altre entità, o siamo dall'altra parte, questo siamo sempre noi. Porterà l'evoluzione del pianeta, questa evoluzione che tutti quanti agoniamo. Non tutti. Non tutti, perché chiaramente chi è chi ne ha paura. Qualcuno da lì cerca di frenare questa. Certamente, perché ecco, prima si diceva anche, diceva Francesco, mi pare, molte di queste entità, che sono sempre nostre proiezioni, però hanno una funzione, un compito. Certo. E si nutrono di noi o della nostra ignoranza, delle nostre emozioni. Energie negative, le cosiddette energie negative. È chiaro che loro vogliono vivere. Si perché succhiano. Fa parte del loro compito, non è che sono cattivi. Non vogliono. Sempre quella regola del duale. Perfetto, cioè vogliono vivere e quindi vogliono vivere a nostro discapito. Il nostro discapito vuol dire lasciare la situazione com'è e la morte che non capiamo perché c'è, e si nutrono di noi, ma deve cambiare, altrimenti i raggi di creazione non continuano, deve continuare. Certo. Grazie Gennaro. Grazie a te. Ciao. Grazie per l'attenzione. Grazie Gennaro.